Allora, volevo chiederle quali sono i segnali per capire quando un uomo è violento e quindi in tal modo da poter scappare appunto prima che succeda l'inevitabile. Salve Pamela, la tua domanda è importantissima perché ci chiama alla prevenzione. Ci tengo a sottolineare però che i comportamenti violenti non sono messi in atto soltanto dagli uomini, ma esistono anche le donne che mettono in atto questi comportamenti. In numero minore sicuramente e in una forma diversa. Però esistono anche le donne che attuano dei comportamenti violenti. Quindi questi 10 segnali di allarme che ho raccolto per voi valgono sia per i ragazzi che per le ragazze. Allora, dicevo, quali sono questi segnali? Adesso vi faccio vedere, vi ho preparato delle locandine che poi avrete tramite la vostra professoressa. Ecco qua. Allora, i campanelli d'allarme della violenza. Questi sono i comportamenti a cui voi dovete fare attenzione, perché all'inizio sembrano diciamo cose innocenti, magari fatte così come che vi possono sembrare che vanno bene, ma in verità nascondono, ecco, soprattutto una necessità da parte dell'altro di controllare il proprio partner. Allora, se ti chiede, per esempio, di controllare il cellulare, se va a controllare anche la tua attività sui social, se vuole avere le tue password, un password sia del telefono, della mail o dei profili social, sempre per attuare questo controllo. Se chiede di inviare la posizione di dove sei, dove ti trovi o le foto per vedere dove stai, con chi sei o come per esempio ti stai vestito o vestita. Se ti proibisce di uscire da sola da solo o con gli amici, anche se tu esci lo stesso, lui o lei si arrabbia, si irrita e fa le scenate. Se si arrabbia quando non rispondi subito al telefono, se non state insieme, se si arrabbia quando alcune persone mettono il like sui social o se fanno dei commenti sui post, quindi lui o lei controllano insistentemente sempre questi commenti, questi like. Se ti accusa in continuazione di fatti mai accaduti o comunque si inventa delle storie e non crede a quello che dici. Se minaccia di pubblicare foto intime per ricattarti e fare quello che vuole lui o lei. Se ripete frasi come non ti credo, mi stai mentendo, e che in pratica vuol dire che non si fida di te, e in fondo di questa non fiducia, in verità c'è un'insicurezza da parte sua. Se lo trovi o la trovi dappertutto, quindi con la scusa dell'incontro casuale o di farti una sorpresa, un'improvvisata che potrebbe sembrare una cosa carina, in verità questa è un'azione di controllo. Quando si arrabbia, ti insulta, ti offende e ti fa sentire in colpa, minaccia di interrompere la relazione se non fai quello che vuole. O lui o lei, sempre ricordo che questo vale sia per i maschi che per le femmine. La cosa peggiore che può accadervi è che l'altro minaccia di togliersi la vita se lo lasci o la lasci. Questo è un recato veramente molto, molto grave. Ed è assolutamente un modo estremo di cercare di controllare l'altro. Le lacrime di coccodrillo.
Dopo tutti questi, la messa in atto di tutti questi comportamenti che, ripeto, scelano una mania di controllo, una insicurezza da parte di chi li mette in atto e una mancanza di fiducia nell'altro, dopo aver esperito tutti questi comportamenti, arrivano le lacrime di coccodrillo, che sono? Non è altro che il pentimento che arriva quando passa il momento di rabbia, quindi dopo i litigi, per esempio, dopo quando è passata la rabbia, lui o lei si scusano, si pentono e promettono sempre di non farlo più. Quindi, ragazzi, se vi trovate all'interno di una relazione e riconoscete questi campanelli d'allarme, allontanatevi dall'altro. E se non ci riuscite da soli, da sole o da soli, chiedete aiuto a una persona di fiducia o ad un professionista.